Allora, una volta mio padre, eravamo piccoli, allora mio padre, no? Diceva, ragazzi, siccome mio padre era stato 2 o 3 volte in galera per queste contravvenzioni delle capre, pascolo abusivo, perché prima ti mettevano in galera, questa è importante, eh. Allora che feci, padre? Ah, oh, quando voi vedete, quando, ah, ragazzi, mi diceva mio padre, sì, sì, quando mi diceva mio padre, no, mi diceva, ah, ragazzi, quando vedete che io voglio capire un cavallo così, come i carabinieri, nascondateci sotto le fratti, perché se no mi mettono in galera a me. No. Un giorno, allora, noi eravamo 4 fratelli, io ero l'ultimo, ma l'ultimo ero il più cattivo. Alla zeppa era io primo, stia Gabriele, Enzo, stavamo a spaccare le notti, era tempo di notti. Stavamo, quando le capre tutte, 1300 capre, che stavamo lì, quando, capraio! Allora cominciamo con i cignalotti, perché eravamo selvaggi, eravamo indiani, eravamo come gli indiani, noi teniamo la sassiola, la ammazzavamo, oh, allora non esisteva legge, capraio! E chi ci rispondeva? A un certo punto questi si mettono le carre avanti, questi guardi forestali erano 2. E bisogna riportarli giù a montare, perché prima quando le chiappiano sulla montagna, le riportavano a montare al mattatoio, chiamano i carabinieri, tu le devi andare a prendere, là, te suonavano. A un certo momento vediamo queste capre che affilavano ritte a balle. Ti ho fatto vedere pure, no? Affilavano giù queste capre. Oh, cominciamo a fare tra fratelli. Ma queste le capre stare portate là davvero, queste cose affilano. A noi non ci vuole camminare, che si ci cammina. Ci cominciamo a dare sotto le sassate, compà. Cominciamo a rettare pistole, giacchetti. Ma proprio a fargli fuori, all'uovo, o morte o sorte. Quelli cominciarono a buttare giacchette, pistole, per salvarsi la vita, perché allora arrivavano 700-800 sassi a così a minuto secondo, non è che, capito, era una sassiola come chi selvaggi, ma eravamo ragazzini. Poi andavo sempre dietro perché ero il più piccolo, dico, se dovessero cuore, a me mi chiappano, allora andavo sempre un po' dietro. A un certo momento, chi sti scappano se ne... E nel ruggio montare la corriera di forestale. I miei fratelli erano più grossi dei 4-5 anni. Chiappano queste pistole, se le mettono le cose, con le giacchette, arriviamo alla capanna, in cima sempre alla capanna di cime. Mio padre, diciamo capuccella, guarda, era un tipo grosso come questa porta. Questi mammucciacci, a dove cazzo sta? Quando arrivavo? E noi non rientravamo perché portiamo queste pistole, queste giacchette di queste guardie forestali, vestite da guardie forestali. Quando. Ah, ragazzi, faremo, ma quando i mammogli? Ma adesso? Ma adesso le guardie forestali non stanno a portare le grappe? Gli siamo quasi ammazzati. Parmo, mannaggia la madonna, ma sono uscito un anno qua dalle carceri, abbiamo fatto qua 6 anni dentro, 6 mesi dentro, e chi sti mo? Quando in certo momento, guardatemi questa roba su, come la pettaicca, la paremo la picca a Nangino all'uovo, quando piccavano latte, perché prima era così, a picca all'uovo a Nangino, ma quando venera Francesco, perché poi io pastore con la guardia forestale, cioè avevano un rapporto, no, pastore vecchio. Quando vennero questi, e quei carabinieri, dice magari, ma, e disse mio padre, disse Francesco, disse mio padre, si chiama Francesco uguale, si chiamano tutti e 3 Franceschi, poi tutti e 2 le guardie forestali Francesco e mio padre Francesco. Dice Francesco, tuo figlio, ma non sa che hanno combinato, ma siamo fatti, ecco, siamo riportati le capre, ma questi ci hanno disarmato. Ci disse mio padre, senti mamma, ci disse Francesco, ci disse, quando vedete le capre mie, venate qua, che avete qui un par di formette di formaggio, accontento io, vi tengo da 5-6 mila lire in ghita, 5-6 mila lire, non c'è 600 mila lire, mo. Quando vedete le capre, sentite le campane, sono queste, lasciate perdere, che questi mi ammazzano, questi come gli indiani, ma dove ti rimani, mi? Questi mi ammazzano, ma allora gli stai fare regione, come indiani, chi è andato a mezzo alla macchia, io paese io vedi fino all'anno, lo sai mi piaceva mio padre? Mi fece un po' stallo che in cima, visto che tu stai al forno, mi diceva, vedi all'uovo,
è Cerino. E chi gli era più grosso, papà, che paese era? Era Prospero. Dai. Non è che quando mi parlo sapeva i paesi, mi dite. Io pastore, che c'avevo?